Ciao ragazze, oggi sono qua per finalmente, sono per finalmente, sono qua finalmente per girarvi la scheda e volevo ringraziarvi già, insomma, in principio perché mi avete lasciato veramente tante domandine e sono veramente contenta. Perciò iniziamo subito a rispondere perché sono veramente tante. Allora, inizio a rispondere alle domande che mi avete lasciato su Instagram. E allora iniziamo. Ritmica Forever trattino basso Love. Mi chiede che lavoro fai? Quali sono i tuoi hobby? Hai intenzione di sposarti? Che sport hai praticato? Mi saluti, un bacione, ti adoro. Ciao tesoro, veramente grazie, mi segui ovunque, mi scrivi sempre, sei sempre presente e ti ringrazio tanto per questo, mi fa veramente piacere perché è quello che voglio da voi, insomma, vorrei da voi che insomma mi seguite, mi chiedete, mi fate domande, mi scrivete, mi chiedete cosa faccio, mi raccontate di voi. Non c'è niente di solito, andiamo avanti. Allora, che lavoro faccio? Io lavoro da mia mamma che ha un ristorante, trattoria, che prima insomma insieme anche ai miei nonni, tuttora insomma anche con i miei nonni, e lavoro lì, faccio un po' in cucina, poi porto piatti, faccio la cameriera, prendo le comande e poi vado a fare i caffè, riscuotere, insomma, che faccio un po' di tutto, diciamo, non ho proprio un ruolo tipo specifico, giro, giro, tutto un girare. Quali sono i tuoi hobby? Allora, io adoro, come vi ho già detto, giocare a carte tantissimo, mi piace veramente tanto. Poi sperimentare nuovi trucchi, mettermi un pochino a sperimentare nuovi look, anche se poi alla fine tendenzialmente mi trucco sempre, diciamo, negli stessi modi, cioè ho quei 3, 4, 5, diciamo, trucchi che mi faccio sempre, poi qualche volta, insomma, via via li aggiungo. Hai intenzione di sposarti? Certo, certamente. Diciamo che non vedo l'ora, cioè che bello rimettersi quell'abito bianco. Peccato di andare a fare le prove perché deve essere molto bellina, divertente, emozionante anche. Quindi sì, mi sposerò, insomma spero di sposarmi, ho intenzione di sposarmi. Che sport hai praticato? Allora ho praticato nuoto, nuoto, ginnastica artistica, pattinaggio, pallavolo e danza. E niente, ti saluto, tesoro, ti mando un grande bacio, grazie per le domande. Poi Naomi mi chiede, now trattino basso mi, due trattini bassi, mi scrive: allora, se avessi un superpotere quale sarebbe? Che musica ascolti? Qual è il tuo film preferito? PS, sei fantastica. Tesoro, ti mando un grandissimo bacio, anche se veramente sei sempre presente e ti ringrazio davvero. Allora, se avessi un superpotere quale sarebbe? Domanda molto difficile. Il potere che puoi averli tutti? No, non esiste, ok. Ti direi forse il teletrasporto, perché a parte sono gran pigrona, quindi insomma, perché no? Fare così, essere già dall'altra parte del mondo, magari sarebbe la perfezione. Anche se legge nella mente della gente, non è che mi dispiacerebbe, sinceramente. Vabbè, dai, siamo carine, teletrasporto. Ho perso la domanda. Che musica ascolti? Ma io ascolto un po' di tutto in generale, non ho proprio uno stile preferito. No, boh, mi piace la commerciale, la techno. Mi piace un po' tutto. Cosa c'è? Ascolto. Il che c'è ascolto, mi sto facendo un fiorentino proprio. Cosa, qualsiasi cosa, che è uguale. Qual è il tuo film preferito? Ma ovviamente Harry Potter, ragazzi. Harry Potter tutta la vita. Poi vedrete forse fra qualche tempo quando, insomma, ancora non voglio pronunciare perché poi magari non faccio questa cosa, però vedrete, vedrete. Non avete capito niente, ma vedrete più in là. Comunque Harry Potter, cioè, non c'è film che mi abbia fatto impazzire di più nella mia vita. Lo adoro. Lo sto riguardando, era fra l'altro in questi giorni, tipo sono arrivata al 5. Cioè abbiamo finito di vedere il 5 io e il mio ragazzo, io tipo ci ho fatto vedere 3 volte, da che non li aveva mai visti a che gliel'ho fatto vedere 3 volte, tutti, tutti. Siamo a rivederli la terza volta e siamo al 6, dobbiamo vedere il 6. Così quasi stasera ce lo guardiamo. Comunque, quindi
Tesoro, ti mando un grande bacio e grazie per le domande. Allora, Camilla B2324, scusa se non l'ho pronunciato bene il nick, mi scrive: qual è il tuo logo barra stato preferito? Salutami, sei fantastica. Ciao tesoro, ti mando un grosso bacio. Ma io credo che sia la Gran Bretagna, però in specifico Londra, perché è l'unico posto all'estero dove sono andata e mi ha rubato il cuore. Quella città è bellissima, io ci devo tornare. Ci devo tornare per forza perché è troppo bella. Poi Bea trattino basso Kiss 32 mi chiede: preferisci lo Settimaco o quelli della Kiko? Mi saluti? Ciao tesoro, ti mando un bacio anche a te. E grazie per le domande, ovviamente. Spero di ricordarmi di salutarvi tutte, anche se comunque già qua sotto le domande vi ho già ringraziato una ad una e salutate. Ma senti tesoro, io teoricamente preferisco, cioè, per qualità, ovviamente ti devo dire della MAC per forza. Cioè, da quando ho scoperto la MAC tendo a comprarne meno, però magari capisco, invece di premermi quattro rossetti normali della Kiko, magari, no, della Kiko, magari quattro rossetti della Essence, me ne prendo uno della MAC, preferisco perché mi piacciono di più come durata. Però insomma, anche quelli della Kiko non è che sono da buttare via, mi piacciono anche quelli, se devo dire la verità. Mi piacciono un po' tutti i rossetti, è un problema. Mi piacciono veramente tanto, ragazzi, i rossetti mi fanno impazzire. Comunque, ok. Poi Kawaii trattino basso girl 23 mi chiedi: quali erano i cartoni che guardavi da piccola? Ciao tesoro, intanto ti mando un bacione. Senti, i cartoni che guardavo da piccola ero sicuramente. Allora, io avevo Cartoon Network, non so se lo conoscete, su Sky. E c'era sempre Dexter, cioè il laboratorio di Dexter, Mucca e Pollo, le super chicche. Cosa c'era? Poi guardavo i Pokémon, vabbè, i Pokémon, ciao, proprio adoravo, adoravo, adoravo. Anche adoro tuttora i Pokémon, mi piacciono tantissimo. Quindi sì, questi qua mi piacevano veramente tanto. Mi fate sapere anche voi se guardavate qualcosa tipo Cartoon Network, perché le mie amiche non lo conoscevano questo tipo Dexter, Mucca e Pollo, ma erano bellissimi. Fatemi sapere se anche voi lo guardavate, perché cioè, almeno condivideremo qualche esperienza insieme, perché sono troppo belli. E andiamo avanti, non ci vedo più. Xeni trattino basso Beia, io spero averlo pronunciato bene, mi chiede: il tuo profumo preferito? Salutami se puoi. Ma certo che posso tesoro, ti mando un grande bacio. Allora, il mio profumo preferito è assolutamente, assolutamente Alien, ragazzi, Alien tutta la vita. Qua ci sarebbe anche una grossa parentesi: io mi leggo parecchi profumi e fino a quando ero piccolina avevo il mio profumo, insomma, che mi comprava mia mamma, e mi piaceva perché alla fine un profumo ti ricorda una persona, no? Quindi io, se sento un certo odore, un profumo mi ricorda qualcuno. Non so se avete capito. E quindi mi è sempre scocciato andarmi a comprare un altro profumo nuovo, diciamo, no? Però io questo Alien l'avevo sempre bramato, mi piaceva tanto, ma tanto. Tutte le ragazze passavano con quello, io gli andavo dietro, me le sniffavo tutte, era proprio buono. E quindi, insomma, alla fine il mio ragazzo, parlando, sentendosi ripetere più volte questo Alien, per Natale me l'ha regalato. Io tipo: oh mio Dio, è bello, ero contentissima. E quindi da lì poi me l'ha regalato lui. L'anno dopo, al mio compleanno, me l'ha regalato mia mamma. Ora gli ho finiti tutte e due le boccette e ora me lo ricompro da sola, perché giustamente anche basta, no? Me lo devo far regalare a tutti. Me lo regalate voi un boccettino di Alien, non lo so, no, scherzo ovviamente. Me lo ricomperò magari quando ci avrò qualche buono. Ora c'è i buoni da Mario, no? Ma mi sa che quasi quasi. Va bene, comunque passiamo avanti, mi dilungo sempre. Camilla Riera, accessorio preferito per i capelli? Ciao Cami, intanto. Accessorio preferito, io non li uso tanto gli accessori, non so se avete notato nei miei video, ma sono praticamente sempre capelli sciolti o con una molletta come adesso. Però ti posso dire che da piccola, dalle elementari, dalla prima elementare fino alla terza media, ovvero 5, 6, 8 anni, ho sempre portato tutti, tutti i giorni le fasce di tutti, tutti i colori diversi. Te le farò vedere poi un video, giuro. Ora ce l'ho sotto il letto, mi fa fatica, ma ce ne avrò tipo una 25ina, 30ina di fasce, tutte di colori diversi. Roba da matti. Ok. Forever.young.rose
wandy.fan.page, mettili un po' di punti tesoro. Qual è il tuo colore che definisce di più la tua personalità? Mi interessa, lo sai. Ti mando un grosso bacione. Senti, un colore preciso non te lo so dire, però qualsiasi colore sia acceso, perché di solito sono molto solare come persona, ecco, sono sempre stata fin da piccolina. Quindi ti direi, nonostante i colori scuri mi piacciono da impazzire, però ti direi un colore acceso, un neon, ad esempio un verde neon mi farebbe stare bene, mi rappresenterebbe. Poi, bianca 34567, non so come si legge, trattino basso, mi chiede: ciao Ila, mi sono fatta questo profilo. Ah, lei guarda. No, ragazzi, lei è adorabile. Io è adorabile questa ragazza. Ciao Ila, mi sono fatta questo profilo Instagram solo per farti le domande del video. Amorevole. Se avessi la possibilità di andare a fare un viaggio col tuo ragazzo o possedere tutti i rossetti della MAC, cosa sceglieresti? Allora, intanto Bianca ti mando un grosso bacio e veramente mi hai fatto venire un cuoricino così quando ho letto questo commento. Ho detto: mio Dio, ma che carina e dolce, te lo giuro, grazie. Bellina. Comunque, ok, mi sono persa. È domanda tosta questa, domanda tosta. Io questa era una domanda che avevo già letta al mio ragazzo e l'ho minacciato dicendogli attento perché, insomma, avere tutti i rossetti della MAC. Ecco, diciamo che se inizia un po' a fare qualche errore, diciamo, un po' più spesso, magari il viaggetti non me lo faccio più. No, scherzo. Cioè, ovviamente un viaggio con il mio ragazzo, visto che fra me e lui non è che lavoriamo tanto, purtroppo, quindi sarebbe carino un viaggetto permettercelo, insomma, sì, mi piacerebbe tanto. Però io ho già detto che nel caso è minacciato da tutti i rossetti della MAC, che è una bella sfida, eh? Bella domanda, comunque mi è piaciuta. E ti rimando ancora un grosso bacio. Poi, Lover66444 mi chiede: qual è la serie TV che stai seguendo in questi giorni? Allora, ti mando un bacione tesoro. E senti, non ne seguo tanto di serie TV ultimamente perché non. No, perché senti, la sera esco. Anche il pomeriggio sono sempre ciò. Cioè, mattina quasi pomeriggio lavoro, il pomeriggio un po' esco e la sera esco, quindi in realtà non la seguo tanto la televisione. Piuttosto mi metto a guardare i video delle altre ragazze su YouTube o magari mi guardo un film. Però proprio serie TV non saprei che dirti. Tempo fa mi ero messa a riguardare un po' i No Gossip Girl perché mi era presa un po' la nostalgia, diciamo, di quei tempi che me ne guardavo io. Quindi magari ti dico Gossip Girl. Però mi sarà imparato il computer e non sono più riuscita ad andare avanti. Però quasi quasi magari dopo mi metto a guardare un'altra puntata. Oddio, mi sono persa. Ah no, ok. Ho amore incondizionato 23456 mi chiede: il tuo sogno nel cassetto? Allora, intanto ti mando un bacione anche a te. E il mio sogno nel cassetto, il mio sogno nel cassetto credo sia quello di fare la makeup artist. Perché io, stando insomma, in Toscana, insomma, nella mia zona non ci sono tante accademie, diciamo, di trucco specializzate come magari ci sono a Milano o a Roma. E quindi mi rimarrebbe impossibile andare perché comunque, insomma, ci vogliono parecchi soldi, no? Fra a pagarti l'accademia, a pagarti il treno per fare la pendolare, che già sarebbe un grande problema. Oppure magari trasferirmi a Roma o a Milano, ma anche lì servono i soldi per l'affitto che insomma, non me lo posso permettere, quindi penso se rimarrà un sogno nel cassetto a meno che non apriranno qualche scuola qua più vicino a me, diciamo. Poi, Direction Mania mi chiede: le sue youtuber preferite? Allora, ce ne sono tantissime, ragazzi, io calcolate seguo 62 youtuber più o meno, quindi boh. Vi direi quelle più famose, Pepper Chocolate, me le leggo qua perché qualcuno le vedo. Pepper Chocolate 84, Cherry Pandemonium, Kiss and Makeup, Michelinia, di quelle proprio famosissime, famosissime. Poi, se no, mi piace molto anche Otta Makeup. E tra l'altro, se vedi questo video, ti mando un grande bacio. Poi anche Gloria Fair. E quindi make up a questo punto, diciamo, anche Giulia. Poi c'è una ragazza, ah,
vi dico anche Vale 95527, insomma, che è una ragazza che abita nella mia città, fra l'altro, e in questi giorni credo di riuscire anche a vederla, spero. Cioè, insomma, gli avevo scritto io se lei andava ad incontrarmi e così, e mi ha detto di sì, visto, non so, se per chi la conosce, insomma, credo già qualcuno la conosca, è sempre impegnata con l'università, perciò giustamente poverina. E poi niente, aspettate, scusate. Vabbè, poi non lo so. Ah, anche Candy Cat, mi piace tantissimo. Stop un attimo e vado a cercare le ultime due domande su YouTube. Eccomi qua tornata. Allora, le ultime due domande sono di Simona Coco che mi scrive: ti piace Selena Gomez? Cosa pensi di lei? Colore preferito? Dolce o salato? Allora. Sì, Selena Gomez mi piace da morire, e penso di lei che sia una bella, 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 bellissima ragazza, veramente una ragazza bellissima e bravissima, quindi penso sia una quasi una perfezione perché è bella e brava, perfetto. Favolosa, sì, mi piacciono molto le sue canzoni, soprattutto qualche annetto fa ero parecchio in fissa quando ero un po' più piccolina, però tuttora insomma le riascolto volentieri e mi piace veramente tanto, quindi... Un pollice in su per Selena Gomez. Allora, poi il colore preferito. Credo sia questo evidenziato, non lo so, a vedersi mi piace molto, mi ispira parecchio. Se no, appunto, nel vestirmi vario, cioè dai più scuri ai più chiari, dipende. Più che altro i colori scuri a vestirmi. Cioè, bianco, nero, grigio, però ve l'avevo già detto, quindi non voglio stare a ribadire, ecco. Non so, mi piacciono un po' tutti i colori e sono molto un arcobaleno, ecco, diciamo, sono arcobaleno. Dolce o salato? Salato tutta la vita salato. Io a colazione prendo un cornetto salato, il croissant salato, quello col cotto e fontina, mi piace tantissimo. Con la spuma bionda che è buonissima. Se no, vabbè, ultimamente devo dire che anche il salato mi sta iniziando un po' a sconfinferare un po' di più. Ecco. Però se no, in generale, no, salato, salato, salato. Quindi. Simona ti mando un grande bacio e grazie di avermi lasciato queste domande. E poi per ultima c'è All Passion, che fra l'altro si chiama Sara ed è una mia amica che andavamo a scuola insieme, e mi chiede: che lavoro fai? Cosa fai nel tempo libero? Dove stai a Firenze? Con cosa giri i tuoi video? Un bacio, Ila grande grande. Grazie tesoro, dobbiamo rivederci, insomma, prima o poi. Comunque, intanto grazie alle domande. E allora, che lavoro faccio? Insomma, l'ho appena detto all'inizio, quindi penso, insomma, non lo so ripetere. Cosa fai nel tempo libero? Nel tempo libero io, diciamo che sono sempre fuori al circolino con i miei amici, cioè col mio ragazzo. Sì, vado al circolino, giochiamo a carte, chiacchieriamo un pochino del più e del meno, se no vado un pochino a giro nei negozi a guardare se trovo qualcosa di carino per da comprarmi. E poi non lo trovo mai puntualmente, cioè poche volte. Beh, se no che faccio? Metto a girare i video, sì, ultimamente io sono contentissima perché da quando ho aperto, scusate se parlo di veloce, da quando ho aperto questo canale, insomma, diciamo che ho un po' di sfogo, no? Cioè, magari non ho che fare, mi annoio, però accendo la telecamera e mi metto a fare un video e mi tiene molto, insomma, mi tenete molto compagnia e vi ringrazio sempre di più. Dove stai? A Firenze? Ora, magari qua ti rispondo in privato. Preferisco, insomma, per chi è di Firenze e magari vuole sapere dove abito, insomma, un po' più precisamente, magari me lo scrivete nei commenti e ci scriviamo via email, perché insomma, preferisco non dirlo proprio, diciamo, la zona precisa dove abito. Diciamo che se conoscesse Vale 9527, abito molto molto vicino a lei. Con cosa giri i suoi video? Giro i miei video con questa, ve la faccio rivedere un'altra volta perché in questa, spero. Ah, vi ho acceso, lo so. Con. No, no. Come si fa? Come cazzo? No, no, aspetta. Come cavolo faccio a farvi vedere la telecamera? Eccola. Con lei, che è una Samsung Lens, che io ancora non ho capito bene come dirvi il nome. Zanzara. E se no con la Canon. Non so dove. Con la Canon, insomma, quella bella, la Canon quella grossa, però quella più pacco. Cioè. Non so dove sia. Con la Canon quelle buone, quelle grosse, però la più base, ecco, diciamo la più semplice, cioè il modello più semplice. Quindi nulla,
mando un grande bacione. E ragazze, io veramente mi non mi aspettavo, cioè all'inizio quando ho fatto quel video c'era, mi avevano tipo fatto le domande in uno o due, ero un po' delusa perché ho detto, giustamente, non, mi, insomma, non è che la gente magari possa interessare o fa, insomma, chiedere qualcosa di me. E invece poi piano piano, guardate quante domande mi avete fatto, io sono veramente contenta, io vi devo ringraziare perché mi dà soddisfazione questa cosa, capito? I primi video che facevo ovviamente la gente non è che gli fregasse, non si interessava, io insomma rimanevo un pochino delusa perché visto comunque alla fine già i video per nessuno li facevo un pochino a caso, invece ora vedo che tanti di voi mi stanno iniziando a fare delle richieste come questo video, come tanti altri, tantissimi no, però comunque mi avete già detto un po' di vostre idee, opinioni, cose che vorreste vedere da me e quindi ne sono veramente contenta e vi ringrazio, perciò vi invito, insomma, siete tutte invitate a dirmi la vostra, se volete lasciarmi qualche commentino scritto qua, mi piacerebbe vedere quel video, mi piace questa cosa qua che sta facendo, non mi piace, insomma, volete fare qualcos'altro. Io stavo pensando anche di fare sempre questo Askila, aggiungendo in più anche qualche domanda strana, magari, tipo cose un po' assurde, un pochino che magari non si chiedono tutti i giorni, qualche domanda strana. Quindi fatemi, insomma, fatemi sapere se vi piace questa idea e volete sapere magari qualcosa di più strano e contorto di me e io guardo di rispondervi. Quindi vi mando un grosso bacio e spero di non avervi annoiato perché è durato tanto questo video e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazze!